Ci sarà anche il ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti al Social Lab, il forum regionale sulle politiche sociali che si terrà all'Aurum di Pescara il prossimo venerdì, un evento che vedrà a confronto alcuni tra i più grandi esperti italiani ed europei della ricerca e dell'innovazione sociale, di ricerca sociosanitaria e politiche del lavoro. La giornata sarà divisa in due momenti. La mattinata è stata incentrata sulla riflessione sulle politiche sociali e sarà conclusa proprio dall'intervento del ministro Poletti. Nel pomeriggio invece, a partire dalle 15, si discuterà della nuova governance sulle politiche sociali in Abruzzo, attraverso tre tavoli tematici in sessioni di lavoro parallele sui temi dell'inclusione sociale, delle politiche a favore delle persone con disabilità e degli anziani e delle politiche per le giovani generazioni e le famiglie. Secondo l'assessore alle politiche sociali della Regione Abruzzo, Marinella Sclocco, la presenza del ministro Poletti a Pescara testimonia la vicinanza del governo all'Abruzzo, una vicinanza espressa anche e soprattutto attraverso l'aumento della dotazione finanziaria a disposizione dell'ente regione per le politiche sociali sul territorio. Per la prima volta il ministro Poletti riesce a mettere dei fondi aggiuntivi nel piano nazionale delle politiche sociali, mette per l'Abruzzo più di 1.700.000 euro per il piano locale per la non autosufficienza. L'Abruzzo avrà la social card, che non ancora è attiva, ma avrà anche la social card, e ci sono anche dei fondi aggiuntivi per i micronidi e i nidi dei piccoli comuni. Altra novità, fra un po' usciremo con un avviso destinato ai comuni, destinando 174.000 euro per i comuni che vorranno aprire o potenziare i centri sociali per i giovani.